Preghiera per la pace di Papa Giovanni XXIII. Principe della pace, Gesù risorto, guarda benigno all'umanità intera. Essere a te solo aspetta l'aiuto e il conforto alle sue ferite. Come nei giorni del tuo passaggio terreno, tu sempre prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti. Sempre vai a cercare i peccatori. Fa che tutti ti invochino e ti trovino per avere in te la via, la verità, la vita. Conservaci la tua pace. Dona a noi la pace. Allontana dal cuore degli uomini ciò che può mettere in pericolo la pace e confermali nella verità, nella giustizia, nell'amore dei fratelli. Illumina i governatori dei popoli affinché accanto alle giuste sollecitudini per il benessere dei loro fratelli garantiscano e difendano il grande tesoro della pace. Accendi le volontà di tutti a superare le barriere che dividono, a rinsaldare i vincoli della mutua carità, a essere pronti a comprendere, a compatire, a perdonare, affinché nel tuo nome le genti si uniscano e trionfi nei cuori, nelle famiglie, nel mondo la pace, la tua pace. Amen. Papa Giovanni XXIII. Che significato ha aprire l'anno scolastico con una cerimonia come questa? Beh, sicuramente il pensiero della pace è un pensiero che così accomuna gli ambienti educativi e deve essere così tenuta come stella polare. Pace ovviamente intesa come la capacità di stare insieme, di vivere insieme, e in questo senso la scuola è sicuramente una grande palestra di vita. Stare insieme significa anche quindi accogliere i litigi, accogliere le differenze di visione, diversi caratteri, diversi umori che accompagnano le persone durante la giornata. E sicuramente i bambini, vivendo insieme, sono portati ad affrontare queste cose e ad imparare, quindi a raggiungere la pace come capacità di gestire queste dinamiche. Questa aiuola in fondo è diventata un po' patrimonio della scuola. Sì, ormai è il terzo anno che la scuola sceglie di dedicare una giornata alla pace. È stata messa l'aiuola proprio fuori, all'ingresso e all'uscita, che in modo che i bambini e i genitori la vedano tutti i giorni. È iniziato quando c'era a dirigere la scuola il mio predecessore, il dottor Moioli, e adesso io ho l'onore di continuare e di poter accompagnare questa scuola in questo percorso che non si è mai interrotto e che continua. Ricordiamo com'è nata l'idea di questa aiuola dedicata alla pace. Questa idea è nata dal gruppo dei focolai e dall'Associazione Italiana Maestri Cattolici di Clusone, perché vedevamo e sentivamo come urgente il fare ai bambini un cammino che li portasse all'accordo nelle classi e non solo, ma anche nei gruppi associativi, ma anche in famiglia, nei giochi. Si notava quanto i bambini fossero in conflitto gli uni con gli altri, e questa situazione conflittuale ci sembrava che andasse crescendo, per cui abbiamo considerato decisamente importante non soltanto il discorso di fare un'aiuola, ma di fare un cammino per tutto l'anno nelle classi che parlasse di pace. L'aiuola è stato l'ultimo momento, diciamo, è stato il sigillo di questo cammino di riflessione e di maturazione. E perché è stata scelta la data di oggi per questa cerimonia? Allora, il primo anno l'abbiamo festeggiata, insomma, questa aiuola, alla fine dell'anno scolastico. Poi è stata festeggiata a maggio, nel giorno della santificazione di Papa Giovanni. Ora abbiamo scelto come data definitiva annuale, che si ripeterà, l'11 ottobre, perché è il giorno in cui la Chiesa fa memoria di San Papa Giovanni XXIII. Papa Giovanni ha dato un grosso messaggio sulla pace, dicendo di cercare ciò che unisce, non ciò che divide, e quindi ci è sembrato significativo scegliere questa data.